Diazè, 10 caffè e un pacchetto di Roy col filtro. Pregnant mothers, please, don't smoke. Vuoi una sigaretta, Nick? When you cry, 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 baby. When you cry, cry, cry. Qui è cancro, giusto? Che diavolo! Sigarette Eldorado. Hanno acquisito la società. Oh mio Dio, cercano di corrompere i nostri figli. Cosa ti aspettavi? Quei bastardi hanno trasformato in fumatori generazioni di americani con la loro pubblicità subliminale. Dopo i rincari su tabacco e sigarette, il governo intende fare una nuova stretta contro il fumo. Tra le scelte di questa proposta ci sono anche ragioni economiche, perché nonostante il business del tabacco valga miliardi, a pesare sulle casse dello Stato ci sono anche i suoi effetti collaterali legati soprattutto alle malattie. Secondo le elaborazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vigila la riscossione dei tributi sui tabacchi, nel 2021 lo Stato ha incassato circa 14,4 miliardi di euro dalle imposte sui tabacchi. Più difficile è invece calcolare i danni che il fumo causa alla società e di conseguenza alle casse dello Stato. Parte dei costi dovuti al fumo è da attribuire alla perdita di produttività delle persone che si ammalano o muoiono e alle cure per le malattie attribuibili ad esso, considerando anche il cosiddetto fumo passivo, quello che viene inalato involontariamente da chi sta vicino ad una persona che fuma. Il sito ufficiale del Ministero della Salute fornisce comunque un calcolo in questo ambito. Si legge infatti che in Italia si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti, con costi diretti e indiretti pari ad oltre 26 miliardi di euro. A livello mondiale invece l'OMS stima che ogni anno più di 8 milioni di persone muoiono a causa del consumo di tabacco, un numero che influirà nella scelta di far diventare legge o meno la stretta sul fumo. Ormai quando si parla di fumo non si intendono più solo le sigarette tradizionali. Box atomizzatori e aromi dai gusti più disparati, dalla menta alla torta alla crema, hanno preso il posto di accendini e tabacco nella vita quotidiana di molte persone. L'utilizzo della sigaretta elettronica, infatti, è in costante crescita da diversi anni. Nel 2021, secondo i dati Istat, i consumatori di questo prodotto erano circa 1,5 milioni, in aumento rispetto al 2014. Il loro uso è diffuso soprattutto nella fascia d'età tra i 18 e i 34 anni, con un leggero scarto tra maschi e femmine. Lo svapo però non soddisfa o convince tutti. Non mancano coloro che lo hanno provato e hanno deciso di ritornare alla sigaretta tradizionale, a cui tuttora rimane affezionata la maggior parte dei fumatori. E questo nonostante i benefici della sigaretta elettronica. Pur non essendo certo un prodotto al 100% salutare, i suoi effetti negativi sono decisamente inferiori rispetto a quelli di una bionda o di un drum, tanto che la comunità scientifica, dopo anni di studi e dibattiti, ha raggiunto un consenso comune, ovvero consigliarne l'utilizzo a chi vuole smettere di fumare. La sigaretta elettronica comunque non è l'unica alternativa presente sul mercato. I prodotti a tabacco riscaldato, come l'IQOS o il Glo, si sono infatti ritagliati un loro spazio nella comunità dei fumatori. Sempre secondo l'Istat, che ha iniziato a monitorarne la diffusione solo dal 2021, ne fa uso il 2,1% della popolazione, e di nuovo la percentuale si alza nelle fasce più giovani, in particolare tra le ragazze. Anche in questo caso, una parte dei consumatori ha deciso di abbandonare questi prodotti che, a livello di effetti nocivi, possiamo definire come una via di mezzo tra la sigaretta tradizionale ed elettronica. Sta però destando l'allarme l'utilizzo crescente tra i giovani, anche al di sotto dei 18 anni, di una terza categoria di prodotti, le cosiddette puffs, sigarette elettroniche usa e getta acquistabili anche in tabaccheria e disponibili in decine di gusti e colori diversi. Su questo fenomeno non si hanno ancora dati precisi, ma la preoccupazione principale degli esperti è che l'utilizzo di queste puffs sia solo il primo passo che porterà molti ragazzi verso il tabagismo.
Da domani chi vorrà potrà fumare, ma solo dentro casa e con la finestra chiusa. La proposta di legge che vieta di fumare all'aperto ha spaccato la società e, come tanti temi di interesse pubblico, ha coinvolto proprio tutti, dai cittadini che la commentano sui social fino a Gino Paoli. Il cantautore ha dichiarato che se fondasse il partito dei tabagisti vincerebbe le elezioni. Nel 2003 mi ricordo di quando il ministro della salute dell'epoca, Girolamo Sirchia, impose la stretta su tutti i locali al chiuso. Ma adesso come si sta bene al bar o al cinema senza quell'effetto nebbia? Se la libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro, allora 12 milioni di italiani partirebbero già da una condizione di libertà limitata, di fatto discriminatoria. C'è veramente bisogno di una legge che vieti di fumare in presenza di mamme e bambini? Non basterebbe attenersi al buon senso delle persone? Proviamo a pensare anche alla salute. La probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari e cancro al polmone aumenta anche per i non fumatori esposti. Il fumo passivo infatti contiene oltre 50 sostanze cancerogene che vengono inalate quasi in egual misura anche da chi non fuma. E quello del tabacco è l'unico campo in cui la sanità pubblica utilizza la tattica dello stigma. Non si potrà fumare una sigaretta nello stesso bar dove per esempio puoi ordinare alcolici finché vuoi o fuori dal quale transitano decine di mezzi inquinanti ogni minuto. È una questione anche di decoro urbano. Quanti mozziconi per terra vediamo per esempio anche nei parchi o nelle aree verdi? Senza pensare che un mozzicone per smaltirsi definitivamente ci mette 5 anni. Ma è mai possibile che quando aspetto il tram alla fermata mi faccio una corsetta al parco, la gente mi deve fumare in bocca? E allora perché abolire anche le sale apposite all'interno di locali e aeroporti? Non diventiamo il paese dei divieti. Lasciamo alla responsabilità individuale la scelta di come vivere e quali rischi assumere. Siamo un paese civile, estendiamo il no alle sigarette e rispettiamo chi non fuma. In Italia la politica litiga rumorosamente sull'estensione dei divieti sul fumo, in molte altre parti del mondo da tempo sono state prese misure più nette per contrastare il tabagismo. Nel nostro paese si dibatte ancora sui dehors di bar e ristoranti, ma in Spagna se le terrazze di questi locali hanno più di due pareti e un tetto, sono considerate al coperto e quindi fumare è vietato. A Berlino le sale fumatori di bar e ristoranti devono essere segnalate, non devono servire cibo preparato e non devono accogliere minorenni. Se in Italia si discute sul vietare il fumo negli aeroporti, in quelli della capitale della Germania non si può proprio fare un tiro. In Francia è bandito fumare negli ospedali, ma ad alcuni pazienti è concesso farlo nella propria stanza. Non ci si può nemmeno accendere una sigaretta in auto in presenza di un minore, proprio come il Regno Unito. L'Inghilterra vorrebbe ridurre il tasso di fumo tra gli adulti al 5%, ancora meno, entro il 2030, ma un rapporto dell'organizzazione di ricerca sul cancro, Cancer Research UK, ha rivelato che potrebbe riuscirci nel 2039. Fuori dall'Europa esistono nazioni con normative antifumo molto stringenti. Nel 2004 il Bhutan impose lo stop alla vendita di tabacco in tutto il regno. Ora lo si può trovare nei negozi di alimentari, ma non vicino a scuole, monasteri, ospedali, cliniche, unità sanitarie di base e siti patrimonio. In Nuova Zelanda, chi è nato dal 2009 in poi, non può più acquistare le sigarette, una misura che punta a rendere il paese smoke free entro il 2025. Dal 15 gennaio 2023 il Messico ha detto addio al fumo in tutti i luoghi pubblici anche all'aperto, come parchi, spiagge e fermate del bus. Le sigarette non possono essere esposte nei negozi e la pubblicità del tabacco è proibita. In queste nazioni si è passati ai fatti. In Italia per ora sono solo parole. Chissà se in futuro le vie del nostro paese pulluleranno di cartelli no smoking, oppure saremo ancora liberi di accenderci una sigaretta.